La festa del Sacratissimo Cuore di Gesù, fratelli e sorelle carissimi, ha il titolo di solennità, quindi siamo adesso nei primi vesperi, stiamo celebrando la messa prefestiva del Sacro Cuore, cioè la stessa identica messa che sarà celebrata domani sera con le stesse identiche letture. Fin da questo momento, dunque, la Santa Madre Chiesa è in festa. Dinanzi a questa stupenda rivelazione privata che Gesù volle fare ad una santa suora, chi segue le adorazioni del giovedì ormai si sarà un po' familiarizzato, Santa Margherita Maria Alacocca, che negli anni tra il 1673 e il 1675, quindi era nata nel 1643, quindi quando aveva circa, non casualmente, 33 anni circa, un po' di meno, tra i 30 e i 32, ricevette appunto queste stupende rivelazioni che non sono nient'altro che una luce ulteriore sul mistero dell'amore del cuore di Cristo, dell'amore di Cristo in altre parole. Voi sapete sempre bene ricordarlo, no? Una rivelazione privata non aggiunge nulla di ciò che sappiamo dalla rivelazione pubblica, che è l'unica a cui dobbiamo tenere fede. E come diceva San Giovanni della Croce, nella rivelazione pubblica, cioè nell'Antico Testamento, nel Nuovo Testamento, della Chiesa e nel Magistero della Chiesa, Dio ci ha detto e ci ha dato tutto, non occorre niente altro di per sé rispetto a quello che c'è stato. Solo che ci possono essere due problemi nei confronti della rivelazione. Uno, alcuni aspetti che non sono stati messi sufficientemente in luce, anche se ne fanno parte, oppure nei periodi storici in cui è necessario farli particolarmente luce. Questo è il caso del Sacro Cuore. Oppure, questo è il caso di altre rivelazioni private, delle verità che sono contenute nella rivelazione, ma non ancora perfettamente esplicitate. Vi faccio un esempio. Nella Bibbia non troviamo scritto che la Madonna è stata assunta in cielo, se non in maniera molto velata, molto nascosta. Prima che Pio XII facesse il dogma dell'assunta, nel 1950, nel 1947, la Madonna, qui a Bruno Cornacchiola, apparizione che non è stata ufficialmente riconosciuta, ma la Chiesa ha autorizzato il culto e la costruzione di un edificio sacro sul luogo dell'apparizione, che equivale ad un riconoscimento indiretto. La Madonna disse a Cornacchiola: il mio corpo non poteva marcire e non marcì, gli angeli lo vennero a prendere e a portare nella gloria. Qualcuno dice, non si sa se è vero, che Pio XII, saputa questa cosa, già lo voleva fare dopo dell'assunta, ma ricevette, come dire, l'ultima spinta, vai, e lo fece, capite? Quindi questi sono i due ambiti in cui si colloca una rivelazione privata. Ora approfondiremo qua di più il contenuto, a parte che questa sera durante l'adorazione riceveremo proprio il clou, l'apparizione, ci è capitato a caso, io non ho studiato le adorazioni del giovedì, sapevo che avremmo approfondito tutte quante le rivelazioni, tutte quante le apparizioni del Sacro Cuore della Santa Margherita Maria. Quando stamattina sono andato a prendere, a che punto siamo arrivati, vedete che questa sera c'è proprio l'apparizione fondamentale, decisiva, quella in cui Gesù ha chiesto tutto quello che riguarda il Sacro Cuore, proprio oggi, che è la festa sua, d'accordo, quindi a cavallo, giovedì e venerdì del Sacro Cuore, e poi la prossima settimana sarà un'altra, no? Le rivedremo certamente domani, durante la messa di domani, perché sono delle perle preziose. Però perché Gesù ha voluto fare questa rivelazione? E qui ci andiamo tutti quanti noi, perché sono passati 3 secoli e mezzo, ma il problema rimane, e rimane come? Per noi è molto difficile capire bene, entrare bene nell'ottica che Gesù è amore allo stato puro. Oppure, seguitemi un istante, noi molte volte travisiamo questa bellissima rivelazione. In che senso? Ma siccome Gesù è ancora lo stato puro, quindi quindi mi ama sempre, non posso tutti i peccati che mi pare, perché tanto mi perdono, giusto, misericordia, oppure posso tranquillamente rimanere sempre uguale, sempre lo stesso, tanto Gesù mi ama lo stesso, giusto? Non è che è falso, c'è del vero in quello che per esempio che Gesù ama lo stesso di nuovo, cioè Gesù ama lo stesso il peccatore è ingiusto sotto un certo punto di vista, ma non sotto tutti i punti di vista, capite?
perché io ogni tanto a qualche animo l'ho detto con Gesù, guarda la stessa cosa, non vi scandalizzate, di quella che troviamo scritta nelle opere d'arte, amor che a nulla vada ma perdona, cioè l'amore di Gesù cerca cuori che si facciano ferire da quell'amore. Ma ferire vuol dire che entrando in quella fornace ardente, questa espressione, si lasciano completamente trasformare, rifare e ricambino quell'amore, cioè ricambiarlo. Dici, ma come lo facciamo a Gesù? Come fai? L'amore è la cosa più facile e più difficile che esista. L'amore è una cosa di sangue, è una cosa che ti infiamma, che lo senti, che lo vivi, capito? Che lo esprimi in gesti propri. Gesù ne vuole queste cose qua, non è che non le vuole, vuole. Allora, c'è un duplice ambito su cui dobbiamo farci l'esame di coscienza, questa è un po' un'omelia propedeutica. Per questo duplice ambito io prendo in prestito un passaggio di un'altra grande anima di Dio, vissuta un po' di tempo dopo, però se c'è una cosa che ha fatto quest'anima è stato corrispondere in tutto all'amore straordinario ed eccezionale che Gesù gli ha dato. È la serva di Dio Luisa di Carreto, destinataria di altre rivelazioni, tuttora allo studio di Santa Madre Chiesa, perché c'è un processo di beatificazione in corso. E guardate cosa gli dice Gesù, guardate, sono proprio parole rivolte per questa festa qui. Attenzione, leggo un brevissimo passaggio di uno dei suoi tanti scritti del 25 maggio del 1912, quindi sono passati 250 anni dopo, figlia mia, se un oggetto è tuo, se si vuol fare un buco, dargli una forma, si guasta, oppure resta frantumato, non si può fare. Invece se è morbido o fosse di molde pasta, si può fare il buco, si può dare la forma che si vuole senza timore che si volesse frangere, e se si volesse dare la forma primaria senza nessuna difficoltà l'oggetto si presterebbe a tutto. Perché vi leggo queste cose? Perché ha voglia il cuore di Cristo a dire vieni, ti amo, eccetera eccetera, ma se trova un muro da parte nostra, un muro che può essere semplicemente, ci sono due forme di essere uno davanti al Signore: i nemici che lo disprezzano, oppure gli amici che non sono veramente amici, no? Quindi che frappongono mille muri tra se stessi e il cuore di Gesù. Ma fa niente Gesù, io lo capisco, perché la stessa cosa capita a un prete con alcuni anime. Continua: tale è l'anima della mia volontà, è un oggetto morbido, si lascia lavorare, ed io ne faccio quello che voglio. Ora la ferisco, ora la abbellisco, ora l'ingrandisco, in un istante la rifaccio di nuovo e l'anima mi si presta a tutto, non si oppone a nulla. Ed io la porto sempre nelle mie mani, sentite, mi diletto, di lei continuamente, mi diletto. Mi piacerebbe che il nostro Signore dicesse, senti, figlio mio, io mi diletto di te. Mi piacerebbe, gliel'ha detto questa persona. Gliel'ha detto. Però per essere destinatari del diletto di Gesù, noi dobbiamo essere vasta molle e affidati, consegnati. Lo dico a noi, mi metto dentro pure io, perché essere vasta molle è più difficile per chi sta sempre vicino al Signore. Perché chi sta sempre vicino al Signore gli parte subito nella testa sua, ah, ma io tutto sommato sto a posto. Ah, ma io tutto sommato non è che sono un grande peccatore, cosa vera tra l'altra, non è che è tutto falsa, però possiamo stare così davanti a Gesù, perché a me se non concesso che fosse vero che non siamo dei grandi peccatori, ma tu sei un grande amante di Gesù, Gesù cerca amanti, non vi scandalizzate, proprio io devo dire stasera, cerca amanti. Sapete cosa ha fatto una volta Santa Margherita Maria? E non l'ha fatto soltanto a lei, adesso mi scandalizzo. Qualcuno direbbe, che succede qua? Gli ha preso la testa, se l'ha messa sul costato, costato aperto, e ci ha fatto stare la bocca, le labbra, un'ora attaccate alle labbra della preghiera del Sacro Cuore. Che facciamo? Ha fatto qualche cosa di disordinato nostro Signore? Lo trovate scritto negli scritti, questa è santa canonizzata. Che volevo fare? Ci scandalizzi? Il nostro Signore ha detto non commettere atti impuri, una donna che gli si attacca alla ferita del costato, vogliamo pensare questo? L'ha fatto.
Capite? A questa che ha detto queste cose, ogni tanto Gesù gli dava qualche bacio. E che vogliamo fare? Non vi scandalizzate, cioè, capite? È chiaro che stiamo all'orizzonte della mistica, capite? Non della vita comune. Ma Gesù cerca persone che lo amino, capite? È contento se noi stiamo lontano dai peccati gravi, che non facciamo grosse cose, che non ammazziamo nessuno, che non rubiamo, che non bestemmiamo, che andiamo a messa la domenica anche tutti i giorni, che diciamo il rosario, per carità, va bene. Ma tu lo ami veramente a Gesù? Oppure passano gli anni e i difetti sono sempre gli stessi, sei sempre il solito, sono sempre le stesse questioni, sempre le stesse cose, più torni indietro. Io dicevo che questi giorni ho fatto un po' di carriera prima d'articolo, scusa un attimo, no? Ma se uno si fa la comunione spesso, perché il Sacro Cuore e l'Eucaristia stanno così, sono due facce dello stesso mistero, e rimane sempre umano. Ma con me non funziona la comunione, non funziona io. È evidente, è una domanda retorica, no? Se io dicevo nel cuore Gesù, l'amore di Gesù, ma dovrei diventare uno santo di più, giusto? Ma parlo anche per me, eh? E se non c'è il vento, lo stato è l'ostia consacrata, dopo che io dico questo è il mio corpo, state tranquilli, quello è il corpo di Cristo, capito? Allora, la liberazione del Sacro Cuore, perché qua Gesù si lamenta, lo vedremo domani. Si lamenta di quelli che sono freddi, sacrileghi, ma anche indifferenti e tiepidi, che non corrispondono, capite? Siamo stati tutti quanti i giorni, no? Non mi è mai capito di innamorarmi di qualcuno che si fidava, dice, ma proprio, non sta niente da fare, adesso proprio, no, non sta niente da fare. È brutto, no? Ma dobbiamo immaginarsi Gesù così, non è blasfemo immaginarlo così, e Gesù fa così con tutte le anime. Non c'ha preferenze, con Tizio sì e con Caio no. Perché ci sono delle anime che appaiono a noi privilegiate? Perché? Non lo siete mai chiesto? Che Dio che Gesù fa differenze? Quello sì e quell'altro no? Secondo voi è così? Perché gli aprono le porte del cuore, d'accordo? Aprire le porte del cuore. Cioè, il fuoco di Gesù è per tutti, capite? Ma se uno non si avvicina alle fiamme, a Napoli dicono non zappicci, non zappicci, se stai lontano non zappicci. Ecco, questo è quello che lui desidera. Ecco perché, come vedremo sempre domani, ha voluto che la festa del Sacro Cuore fosse istituita il venerdì dopo l'ottava del Corpus Domini. Ve l'ho già accennato la domenica. Ma quest'anno ha cambiato pure il Papa, non l'ha fatto sbagliare, ma l'ho visto che quest'anno ha cambiato pure il Papa domenica. Fino a un paio d'anni fa, in Vaticano, il Corpus Domini era celebrato a Roma il giovedì e in alcune diocesi italiane, ne conosco un paio, era ancora celebrato il giovedì dopo la festa della Santissima Trinità. E ha chiesto la festa del Sacro Cuore il venerdì, giorno della Passione, dopo l'ottava del Corpus Domini, quindi quasi a dire stiamo così io e l'Eucaristia, quindi facciamo parte di un unico mistero. Perché la comunione non fa effetto? Perché la riceviamo con scarso amore, solo questo, poca preparazione, poco ringraziamento. Io le vedo tante cose, io dicevo a qualcuno dei miei collaboratori, io sto sempre zitto, ma guardo, se uno si fa la comunione, scusate, d'accordo? E c'ha talmente tanta fretta ad andarsi, che magari esce pure prima dalla chiesa, perché dopo un altro fa 3 minuti e lo chiede dopo, padronissimi di farlo, ma se esci dopo la comunione, dopo 3 minuti, tu porti a spasso Gesù Cristo, l'ho già detto in scorso, lo porti a spasso. Da quando tu fai la comunione, metti il timer, cioè 15 minuti d'orologio in cui Gesù è realmente presente in te. Ma voi capite? Se io faccio la comunione, poi se no dico ti ringrazio, se io lo dico, ti ringrazio, se no non so che cosa dicono le persone che dentro la capoccia ancora Gesù con l'Eucaristia. Ti ringrazio che sei venuto, se glielo dico, Padre nostro che sei necessario, e me ne vado. Ma che comunione è? Capite? Non è che lo dico per accusare qualcuno, è per rifletterci sopra, no? Cioè, è uscito dall'aria, porti a spasso Gesù Cristo. Questo è un gesto che offende Dio, capito? Cioè, arriva Dio in persona dentro la tua anima e tu cominci a sfrignare, mia madre dice, a ce ne frego, le dicono a Roma,
che sbriga la fedica e danno a mia. Non te la fa per niente la comunione se ti fa così. È meglio non farla, piuttosto che farla in questo modo. Capite bene il senso, no? Cioè tu potresti farla perché stai in grazia di Dio, eccetera, eccetera. Ma non produce quasi nessun frutto. Capite? Perché le cose da parte di Gesù funzionano. Questo vero. Quando qualcosa non va è perché non funziona a noi. E Gesù, con il suo amore, con la sua dolcezza, con la sua pazienza, continuamente ci ama, ci esorta, capite? E io sono come lui, capite? Non è che possano prendere le persone del collo e non lo farò mai, eh? Se lo faccio o portare, mi hai detto, non è che hai detto quel giorno sul furbito, io non prendo nessuno per il collo, cerco di dire le cose con amore, con dolcezza, poi ognuno è libero di fare il momento credo, capite? Però se non ci pieghiamo ai richiami dell'amore, che sono quelli di Gesù, cosa fa Gesù a un certo punto? Sta giù, aspetta, soffre, perché che te fai? Non può piegare la nostra volontà, potrebbe farlo, ma avrebbe in quel caso non amanti, capite bene, come lui vuole, avrebbe schiavi e sudditi, soggetti, cioè lui è Dio, se volesse, piegherebbe tutte quante la nostra volontà, stare tutti prostrati ai suoi piedi, ma che ci fa? Capito? Che ci fa? Che ci fa di gente così? Non è logica dell'amore, sarebbe sopraffazione, sarebbe dominio. E questo Gesù non lo fa. Ecco perché a un certo punto dice, figlio mio, allora fa così, soffro e aspetto. Non c'è altro da fare. E vi ripeto, io lo capisco tanto bene, da prete, capito? Soffre e aspetta. Allora, chiediamo a Maria Santissima che in noi, almeno noi, lo vedremo domani sera, almeno tu. Disse a Santa, ma che voglio un po' di bene, che se trova qualcuno gli vuole bene, e poi Gesù se ne mette tutti i colori, gli fa certe grazie strepitose. Ma se trova qualcuno che gli vuole veramente bene, come ogni sera, prima che poi Santa Margherita Maria, Santa Margherita Maria, una volta Gesù gli ha detto, tu sei matto, perché poi c'era certe follie d'amore, come penitenza, che andava veramente oltre, capite? Ma andava veramente oltre, eh? Non bisogna ricordare che così. Gesù stesso ha detto, tu stai fuori. Detto così, ecco, però nonostante che esagerasse in quel modo, come dire, Gesù non resta indifferente, Gesù si è lasciato, come dire, attrarre, in un certo senso innamorare da una limitità fatta, capite? Ecco, per questo mese di giugno, questa festa possa mettere dentro il nostro cuore un pochino d'amore di Gesù, lui lo vuole, lo cerca, ecco, e che la Divina Maria, che è l'unico che gli ha dato, è l'unico meno male che ci sta lei, che gli ha dato tutto quello che Gesù si merita, ci aiuti a infiammarci un pochino di puro e santo e ardente amore sacerdotale per il cuore di Gesù. Siamo lodati Gesù.